Dottor Paolo Petralia, il ruolo della pediatria è la ricerca no profit. Quali sono, secondo lei, i passi da fare e gli sviluppi? Innanzitutto partirei dal concetto che il bambino non è un piccolo adulto e come tale non soltanto la sua dignità ma i suoi diritti richiedono che sia trattato e venga considerato come una persona a tutti gli effetti. Tutto ciò significa che tutti i percorsi, compreso quello della sperimentazione clinica, devono avere regole certe ma anche regole a misura di bambino. È per questo che la cosiddetta regola pediatrica indica quali siano i percorsi più giusti, più opportuni da rivolgere ai bambini nell'ambito della ricerca. Ma questo non basta. È necessario considerare che tutto il sistema che ruota intorno al bambino e alla sua famiglia deve essere a misura di bambino. Ed è pertanto importante che si parli di questo in tutte le sedi, compreso questa, dove la ricerca naturalmente è la parte centrale di tutte le nostre attenzioni alla persona bambino, perché il nostro agire deve essere informato e deve formare a sua volta azioni, comportamenti, metodi corretti a misura di bambino. Noi crediamo che questa occasione, dove si parla di sperimentazione a tutto tondo, possa avere anche davvero l'occasione, l'opportunità di determinare percorsi specifici e azioni specifiche a misura di bambino. Ecco, il programma europeo Sanità Pubblica in vigore fino al 2020 fa presente che c'è una criticità al passaggio dei pazienti cronici, diciamo con malattie anche rare, dalla pediatria all'età adulta nell'essere seguiti da chi si occupa di loro, sia per quanto riguarda l'assistenza che proprio la ricerca. Certamente la transition care è uno degli obiettivi al tempo stesso degli stimoli, degli spunti più interessanti in questa fase e non soltanto nella ricerca, appunto nel prendersi in carico tutto il percorso assistenziale ma anche socio-familiare, è evidente che bisogna allo stesso modo porre un'attenzione specifica a quell'età che è di transizione ma che porta con sé specificità assolute. Pensate all'adolescente, quanto è ovvio in tutte le misure, in tutte le nostre dimensioni quotidiane che sia una persona con le sue specificità, ebbene la transizione di cura dall'età pediatrica all'età adulta non è soltanto un momento di passaggio ma è una fase e come tale richiede davvero anche approfondimenti nuovi, perché non basta quello che oggi si fa, il passaggio di consegne, è necessario creare davvero uno spazio, un percorso, una fase in cui contribuire insieme a gestire al meglio quest'età e tutti i suoi bisogni delle persone che non sono più bambini, che non sono ancora adulti e che quindi richiedono attenzioni davvero a misura di quel momento. È cambiata la figura del pediatra? Serve più multidisciplinarità? Assolutamente sì, il pediatra è certamente uno specialista e già questo indica qual è la specificità, no? Del suo compito sia fondamentale, ma è evidentemente anche necessità di approfondimenti che non sempre possono essere ricondotti a un'unica persona. Ecco perché ad esempio negli ospedali pediatrici noi non soltanto abbiamo i pediatri ma abbiamo gli specialisti pediatri in cardiologia, chirurgia e quant'altro. Ed è evidente questo che testimonia ancora una volta come appunto il bambino non è un piccolo adulto e come l'adulto ha l'opportunità di avere a sua disposizione tutti gli specialisti di settore, anche il bambino non solo deve avere il pediatra ma deve avere il pediatra cardiologo, il pediatra radiologo, il pediatra ortopedico e così via. Ecco, crediamo che questa multidisciplinarietà sia la chiave vincente per offrire davvero le cure più appropriate, più specifiche al bambino che non è un piccolo adulto.